Siamo tornati in game e questa è Italian Esports Association. Io come al solito sono il vostro Urkukan e questa è anche la finale del Winter, dell'Assembly Winter 2016, scusate, e ci stiamo per gustare i due migliori giocatori che sono arrivati a questo punto di questa competizione senza mai perdere un game. Nessuno dei due ha mai perso sia nel group stage che nella fase dei playoff e quindi ci aspettiamo una best of 7 all'insegna del combattimento. Andiamoli subito a conoscere, quindi partendo dallo Zerg che spona nell'angolo in alto a sinistra con il colore verde per il team Mindsanity, stiamo parlando di Serral. Uno sicuramente tra i favoriti per quanto riguarda questo campionato, questo torneo, si è comportato molto molto bene sia nella fase group stage che nella fase dei playoff. Come vediamo, il suo ZVZ non teme confronti, 62,59% il win rate, quindi altissimo se consideriamo tutte le partite che ha disputato e comunque solo partite di campionato professionistici. Direi un giocatore sicuramente da non sottovalutare, ma il suo avversario non sembra da meno. Infatti spona nell'angolo opposto, sia in basso a destra con il colore rosso per il team Carnage, stiamo parlando di Namshar. Anche commentatore di Base Trade TV, quindi molto probabilmente una faccia e una voce già sentita e seguita sui canali di commento. 59,18% il suo win rate nel mirror tra Zerg, quindi è direi quasi allo stesso livello, anche se io do sempre leggermente favorito Serral viste le performance che ha dato contro lo stesso Raynor. E in ogni caso ci sarà da seguire comunque i due giocatori nei prossimi game. È una best of 7 e quindi ci dobbiamo aspettare quantomeno almeno 4 game, insomma vedremo un po' come andranno le cose tra i due giocatori. Intanto vediamo subito Acerifest Assimilatore e pool e poi Benening Nest per Namshar. D'altra parte Serral risponde con una giocata particolare, subito un camera evolutiva, quindi molto probabilmente vorrà attaccare per l'attacco dei suoi Ling per cercare di fare più danni possibili nei primi minuti di game, nelle giocate tra Ling e Benening. Infatti abbiamo visto anche per Serral lo stesso Benening Nest in produzione, leggero ritardo ovviamente perché ha investito prima i minerali sulla camera evolutiva. Intanto i due giocatori vanno a scoutare per cercare di trovarsi. Ma si trovano soltanto in questo momento, avendo visto i sorveglianti. Intanto sta arrivando un push da parte di Serral con i Ling che vanno in avanti, evitano lo scout dei due Ling di Namshar e si dirigono subito verso la base dello stesso Namshar. Incremento metabolico per Serral quasi ultimato. Pochi secondi, finito in questo momento, arriva il boost su i Ling che subito si dirigono in un punto per radunarsi. I primi due Benening per Namshar in produzione, anzi il terzo e quarto Benening, visto che i primi due già ci sono, arrivano altri Benening. Namshar sembra avvertire la presenza di un all-in da parte del suo avversario e inizia subito le scaramucce sulla rampa con le due Queen di Namshar in prima linea a seguire Benening. Namshar ha comunque visione dell'esercito di Serral che si spinge ancora avanti e perde un altro Benening. Espande il biostrato ovviamente Namshar per avere più velocità con le Queen. E qui vediamo un'ottima giocata da parte di Serral, drop di Benening direttamente nella base di Namshar. Probabilmente non si aspettava questa giocata e arrivano subito i Ling e i Benening sulle patch minerarie di Namshar, che ha una reazione non ottimale, subito perde 8 lavoratori. I Ling continuano a falcidiare la linea mineraria, costretto a richiamare i suoi speedring Namshar per la difesa, e ancora arrivano altri speedring da parte di Serral. Ottima giocata da parte del giocatore del team Mindsanity. Ha spostato le sue unità Namshar per andare a difendere quest'angolo dove non ha visuale, quindi vede soltanto in questo momento arrivare i Ling. Buona reazione, ma ancora danni sulle linee minerarie di Namshar. Serral sta tenendo tantissima pressione, attacco anche su la Natural. I Benening vengono distrutti dalle Queen, ma i Ling riescono a passare, fanno alcuni danni e poi si dirigono sulla base principale di Namshar, dove i Ling avevano appena concluso una battaglia contro gli altri Ling dello stesso
Seral che riesce a salvare tutte le sue unità con questo sorvegliante che ha, grazie ad aver ultimato appunto le sacche ventrali. Ancora altri ling in avanti. Andiamo a vedere l'economia perché Namsha sta perdendo alcuni lavoratori e anche attacco sulla seconda espansione dello stesso Namshar dovrebbe annullare, infatti annulla in extremis, arriva un Beneling di Namshar per cercare di portare la situazione sotto controllo, va, si dà alla fuga Serral che ha messo molta pressione ma non ha pregiudicato il game a mio avviso per il buon Namshar, 52 lo psi per Namshar, 51 per Serral, ha visto sfumare questo lean e quindi ha optato per una... Infatti arriva il più 1, come dicevo, per l'attacco dell'unità ranged invece delle unità melee. Evidentemente voleva subito avere la camera evolutiva per andare subito poi a upgradare le sue blatte. Suppongo che ora andrà appunto a blatte, anche visti i tre estrattori di Vespene. È andato a scoutare Namshar per vedere la situazione sulla base avversaria, mentre è in vantaggio in questo momento il giocatore svedese, grazie a questa seconda espansione presa in leggero anticipo rispetto appunto al finlandese Serral. Ancora push da parte di Namshar, questa volta con Speedring e Beneling. Cercherà di dare fastidio sulla seconda espansione. Entrambi stanno teccando a Tana. Serral però ha preso 4 estrattori di Vespene, ma ha anche completato il Roach Warren ed ha in ricerca la ricostruzione orale per le sue blatte, mentre qui abbiamo visto finire in modo non buono il push di Namshar. Vediamo i Beneling di Serral accompagnare gli Speedring in avanti. Probabilmente a sua volta vuole mettere un po' di pressione sulla seconda espansione del suo avversario. Oramai già ultimata. E infatti arrivano subito i Ling sul round su una blatta, ma poi si dirigono sulle patch minerarie. E ora c'è un impalatore e le blatte a difendere questa seconda espansione. Non credo possa fare molto Serral, infatti perderà questi Beneling. Mentre i Ling vanno in un contropush su la Natural e poi si dirigono sulle patch minerarie della base principale di Namshar. Ancora danni per il giocatore svedese. I Blatt ancora non hanno completato la ricostruzione orale, quindi sono un po' in ritardo per difendere la Natural. Altri 3 droni persi, vediamo l'ammontare totale: 28 lavoratori persi da parte di Namshar. Altissimo il numero di droni persi da Namshar in questo momento del gioco. Siamo all'ottavo minuto, siamo 52 lavoratori per Namshar, 60 per Serral. A questo punto il contropush di Namshar è praticamente obbligatorio per cercare di pareggiare i conti. 114 lo psi per Namshar, 94 per Serral. Ovviamente lo psi di Namshar è la maggior parte occupato da blatte che si stanno in questo momento avvicinando alla seconda espansione. Distrae tutti i droni, sa che non potrà difendere questa espansione, quindi Namshar decide di andare subito ad attaccare la Natural. A questo punto subito il focus sulle Queen, buona risposta di Namshar. Serral è costretto a pullare tutti i droni per cercare di holdare questo push. Arrivano anche i Ling sul retro, il numero di blatte è sufficiente, rientrano i droni e sembra avercela fatta Serral a difendersi da questo attacco di blatte. Incredibile la difesa di Serral, sembrava spacciato, ma da un momento all'altro è riuscito a ribaltare la situazione. Grande giocata per Serral. E riesce a distruggere Namshar, 12 droni, ripareggia il conto e quindi si porta anche in vantaggio per quanto riguarda i lavoratori: 54 per Namshar, 48 per Serral. Abbiamo in questo momento blatte e laceratori per Namshar al centro mappa. Va a eliminare gli overseer avversari per cercare di levare visibilità. Visione sulla mappa, scusate. Vediamo anche il bilancio dell'armata. Al momento in campo più blatte e laceratori per Namshar, mentre Serral è leggermente indietro. Supply bloccato anche Serral. Recupera, ma nuovamente supply bloccato.
Split e il suo esercito serra buon numero di blatte, ma un alto numero di lasciatori. Vedremo come andrà l'ingaggio. Intanto arrivano molte blatte per Namshar. Ancora colpi di attacchi al plasma per entrambi i giocatori per cercare di fare un po' di danni sul proprio avversario. Mentre arriva per Namshar anche un pinnacolo, quindi una transition forse a muta o qualche unità in più per cercare di fare più danni possibili alle unità avversarie, ma ci sono molti laceratori di Serral che potrebbero essere pericolosi per le muta. Vedremo come andrà l'eventuale ingaggio futuro. Intanto per il momento Namshar in vantaggio, 184 psi contro 158 per Serral. Ancora attacchi al plasma di Namshar, sembra rendere la vita molto difficile a Serral. Ancora attacchi al plasma, difesa di Serral molto buona in questo momento, sta riuscendo a fare danni sull'esercito di Namshar che sembra subire i danni delle blatte dei laceratori. Cerca di dirigersi verso le patch minerarie. Attacco in linea in questo momento per Serral per difendere la sua seconda espansione. Ottima la micro dei due giocatori, media di 400 APM per entrambi, con punte di 700 per Namshar. E arrivano le prime mute in campo. Continuano i rinforzi per Namshar. Che non va a distruggere gli oversi d'avversari. Ancora un'altra difesa buona di Serral, che ha un numero altissimo di laceratori. Ancora attacchi al plasma. Mentre Namshar ha molte blatte in campo. Arrivano gli attacchi, colpiscono anche le prime mute in campo di Namshar, mentre Serral costretto a questo punto a tentare l'attacco su tutto l'esercito. E da GG vince il primo game Namshar.